Questo programma è offerto da BCC di Napoli, la banca dei napoletani. Formazione SRL, via Domenico Morelli 49, Napoli. Che cosa chiede a questo punto il primo cittadino di Castelvolturno in relazione a questa vicenda? Ma sicuramente chiediamo un intervento dello Stato a Castelvolturno perché diciamo le istituzioni sono assenti, e per istituzioni intendo dall'ASL fino ai vigili urbani. Noi non abbiamo il controllo del territorio, quindi se lo Stato deve intervenire a Castelvolturno, che è un fenomeno di rilievo nazionale molto più forte rispetto a Rosarno o a Lampedusa, noi chiediamo un intervento strutturale a Castelvolturno, non la solita parata militare che è successa nel 2008 con i militari sulla Domiziana, quindi su questa strada che taglia il paese, che alla fine si riduce a un controllo dei cittadini sull'applicazione del codice della strada. La lotta impari. Guardi che noi abbiamo una spesa annua di 700.000 euro. Castelvolturno è un comune dissestato. Gli interventi vengono fatti e sulla povertà italiana, ma anche su tanta povertà dei migranti. E molti di loro, come dire, sono, potremmo definirli fantasmi, non hanno il permesso di soggiorno, ma i servizi sociali sono obbligati ad intervenire, soprattutto sui minori che abitano qui, anche quelli di seconda generazione. Caritas qui si trova a operare in un territorio che è ad altissima tensione, quello di ieri sera forse è solo l'ennesimo episodio. Perché non si riesce a trovare un'integrazione? Qual è la situazione qui? La situazione qua è una situazione di tensione perché questo è un territorio comunque secondo me abbandonato completamente a se stesso, terra di nessuno, veramente ognuno fa quello che vuole, quindi le vittime sono tutti, bianchi e neri, dove però chiaramente camorra imperat, come sempre, dove non c'è un controllo e dove non c'è stato. Padre Antonio Guarino, lei è il parroco della parrocchia Ad Personam, proprio per gli immigrati di Castelvolturno. Che lettura dà di quello che sta succedendo in zona? C'è una tensione sempre più forte. Beh, certamente è evidente che è come una bomba che sta scoppiando e mi sembra che le ragioni sono molto profonde, forse guardando un po' la storia, e che forse dobbiamo riflettere un po' di più cosa porta questi nostri fratelli a lasciare il paese e venire qui, le speranze che si portano nel cuore, ma anche le pressioni sociali, che, perché portandosi le pressioni della loro gente, per esempio, vengono qui perché devono poi aiutare le loro famiglie, quindi anche loro vengono visti come dei mezzi salvatori. La realtà è che quando arrivano non è quello che speravano o pensavano di trovare e questo crea tensione. Non è più il loro ambiente sociale, comunitario, che è tipico africano, e quindi crea delle tensioni molto forti. La gente locale certamente ha già le sue difficoltà e lo sappiamo bene tutti, la crisi che coinvolge un po' tutti gli ambiti sociali. E queste tensioni si vengono a scontrare. Il cammino che stiamo cercando di fare è quello di creare dei percorsi a livello umano, religioso, dei punti di incontro. Ci saranno una serie di iniziative che con una delibera che approveremo in bilancio e che terrà conto dell'approvazione della Corte dei Conti il 9 luglio, quindi non è un'azione, prima ho fatto un esempio, ma sarà un'azione coordinata a tutto tondo, amministrativa ed economica, no, la illustrerò nei prossimi giorni. Un annuncio nei giorni roventi delle polemiche sull'incolumità pubblica nella Napoli che cade a pezzi. A farlo è il sindaco Luigi De Magistris questa mattina in una conferenza stampa. Il primo cittadino ha annunciato che a giorni ci sarà una delibera sulla prevenzione e la manutenzione per identificare piani per la sicurezza. Lo stesso primo cittadino si è poi sfogato con i giornalisti affermando che nei giorni scorsi, subito
subito dopo la morte di Salvatore Giordano, c'è stato un killeraggio mediatico sul comune. Di fronte a una tragedia come questa, inaccettabile da ogni punto di vista, bisogna stringersi attorno alla famiglia, bisogna chiedere alla magistratura, nella sua autonomia e indipendenza, di ricostruire i fatti e accertare la verità. Quello che ho trovato umanamente miserevole in queste ore, che mentre il ragazzo era appeso tra la vita e la morte, si è assistito a un killeraggio politico, a un'assenza di cuore e anche di cervello, che da magistrato e da sindaco io non avevo mai visto sinora. E va in contrasto con una città tutta unita invece nel lutto di questo ragazzo e spinta nella ricerca della verità, alla quale noi contribuiremo, ovviamente, perché è interesse del sindaco di Napoli e di questa giunta di individuare, di aiutare la magistratura ad individuare eventuali responsabili a qualsiasi livello. Il primo cittadino ha confermato che non parteciperà ai funerali del 14enne. Ecco la motivazione. Domani va il gonfalone e la corona del Comune di Napoli. La città ha partecipato con una commozione unica. I funerali si tengono a Marano, il ragazzo è di Marano, quindi il Comune c'è col gonfalone, però non... Ovviamente se fosse stata nella nostra città avrei partecipato, la ritengo di far vivere questo momento di dolore ai familiari, ai cittadini di Marano, con la presenza spirituale e simbolica forte del Comune di Napoli, ma riteniamo in questo momento vadano rispettati i sentimenti della famiglia, cosa che in questi giorni alcuni, purtroppo non tantissimi, alcuni nella nostra città non hanno rispettato. Io mi dissocio fermamente da questi atteggiamenti. Hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto. Questa mattina, verso le 10, alcuni lavoratori del consorzio di bonifica sono saliti sul tetto della Galleria Vittoria e hanno minacciato di gettarsi nel vuoto per protestare contro la mancanza degli stipendi. Le spettanze maturate e non corrisposte, a loro dire, sarebbero quelle degli ultimi 18 mesi. Nella settimana scorsa c'è stato anche un incontro in regione per una riqualificazione professionale. Riqualificazione che non ha soddisfatto i lavoratori, che hanno anche bloccato la galleria con caos e disagi nella viabilità in tutta la zona. Uno di loro addirittura ha cercato di tagliarsi le vene. Ecco cosa ci ha detto negli attimi concitati ai nostri microfoni. Stamattina un gesto estremo, si è tagliato le braccia, perché? Non ce la faccio più, perché i debiti sono molti, si stanno prendendo le nostre abitazioni. Da 18 mesi che non ci pagano, stiamo lavorando tutti i giorni sui siti avvelenati e nessuno si prende la responsabilità. Dei politici, e loro rubano milioni e milioni di euro. Non ce la facciamo più, siamo 860 famiglie, ci hanno mandato allo sbaraglio, lavorando tutti i giorni, senza pagare. Perché stamattina ho ricevuto una lettera da Milano che si vogliono prendere la casa. Hanno messo la mia casa all'asta, pagata per 12 anni, tutti i mesi, e non ce la facciamo più. È terminata la 3 giorni di corsi politici Summer School della Fondazione Fare il Futuro, un corso che ha visto al centro giovani under 35 provenienti da tutta Italia che hanno potuto confrontarsi con gli esponenti del nuovo centrodestra all'Hotel Hilton di Sorrento. Concludemmo che c'era un modo per cambiare tutto il mondo ed era cambiare noi stessi. È stato il pensiero centrale dell'evento, tratto dal libro 3 frati ribelli del monaco trappista Marcel Raymond, che narra la riforma dell'ordine benedettino partita dall'abbazia di Sitò. Giornata dedicata alla presenza del ministro dell'interno e presidente di NCD Angelino Alfano, intervenuto su riforma elettorale, problema umanitario degli immigrati e guerra in Medio Oriente. Noi abbiamo condiviso l'impianto della riforma del Senato e anche del titolo quinto. Vi sono sul titolo quinto dei rafforzamenti del potere centrale dello Stato, su cui siamo molto d'accordo, e anche sul superamento del Senato abbiamo dato la nostra parola che tutto era ok dal punto di vista dell'impianto. L'abbiamo ulteriormente migliorato in commissione, magari qualche ritocco si potrà fare alla Camera. Il nostro obiettivo adesso è migliorare la legge elettorale. Noi vogliamo le preferenze e non crediamo giusto che i cittadini possano scegliere il deputato preferito al Parlamento europeo, il consigliere regionale preferito nel voto per le regioni, il consigliere comunale preferito nel voto per i consigli comunali, e non possano scegliere il deputato alla Camera preferito perché qualche leader di partito vuole indicarlo lui. Questo non è giusto, e quindi noi crediamo che sia molto molto giusto e corretto invece mettere le preferenze.
lasciamo che la magistratura accerti la verità. Intanto io convocherò il prefetto, le forze dell'ordine, vorrò incontrare anche i sindaci, perché la nostra strategia è chiara. Noi possiamo accogliere quelli che sfuggono da guerre e persecuzioni. L'Italia è un paese accogliente, ma non può accogliere tutti. Ecco perché quando vi sono delle realtà urbane in cui il rapporto tra immigrati e cittadini del posto è davvero squilibrato e sproporzionato, si tratta di realtà urbane dove non si possono escludere situazioni di questo genere e dove occorre intervenire. Il ministro Mogherini era in partenza per il Medio Oriente e noi siamo sempre stati protagonisti in quell'area e continueremo ad esserlo. Marito e marito a tutti gli effetti. Roberto, napoletano, e Miguel di Santo Domingo sono la prima coppia gay ad aver trascritto il loro matrimonio, contratto a Madrid in Spagna, all'anagrafe del comune di Napoli. Dal 30 giugno scorso infatti è possibile trascrivere nel comune del capoluogo campano i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Il sindaco De Magistris, mantenendo la sua promessa, proietta così la città partenopea in vetta alla classifica dei comuni che hanno adottato misure a favore della comunità omosessuale. Perché si tratta sempre che le istituzioni non devono dimenticare che sono al servizio della cittadinanza, quindi deve riconoscere la felicità dei suoi cittadini e cittadine. Progetti futuri di coppia? Continuare a vivere da sposati, sapendo che ora è lo Stato italiano, immagino che riconoscerà che sono sposato. Ad assistere gli sposi, il portavoce del Gay Center di Roma, Fabrizio Capasso, e il presidente dell'Arcigay di Napoli, Antonello Sannino. Questo dimostra che Napoli e Sud possono essere un'avanguardia nel paese sui diritti civili e non solo. La trascrizione dei matrimoni, la partenza dello sportello Diversity e i progetti nelle scuole in collaborazione con l'istituzione, con il comune di Napoli, quindi anche con l'università napoletana, credo che danno una sensazione abbastanza forte di una città molto vitale sui diritti civili. Il 47% della popolazione residente in Campania soffre di significativi problemi di peso. In particolare sono 700.000 gli obesi, vale a dire oltre il 12% dell'intera popolazione regionale. Le persone semplicemente in sovrappeso invece superano i 2 milioni. La Campania dunque detiene la maglia nera anche sul fronte del sovrappeso e dell'obesità infantile. Le percentuali di diffusione sono pari rispettivamente al 28% e al 21%. Contro una media nazionale che si attesta tra il 24 e il 12%. Tra tutti i bambini italiani affetti da obesità grave, uno su tre risiede nella nostra regione. I dati sono emersi nel corso di una tavola rotonda svoltasi a Città della Scienza, nel corso della quale è stato presentato un centro presso il Policlinico Universitario Federico II per la gestione e il trattamento medico-chirurgico del paziente obeso presso il Dipartimento di Attività Integrate di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia in collaborazione con l'Area Centralizzata di Medicina Interna e Nutrizione Clinica. La nuova struttura intende affrontare un fenomeno così grave tramite un approccio multidisciplinare che garantisca uno scambio utile tra medico e paziente. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Anna Maria Colao, docente di endocrinologia, che ha spiegato. Ma in Campania noi abbiamo un po' una eredità su questa epidemiologia che riguarda sia l'obesità infanto-giovanile che quella dell'adulto. Più o meno un 10% di adulti sono obesi e un altro 20% circa è in sovrappeso, quindi un terzo della nostra popolazione ha problemi relativi al peso. Fosse solo un problema estetico sarebbe di poco conto. La verità è che l'obesità si accompagna a malattia cardiovascolare, ictus, malattie neurodegenerative e cancro. Quindi dobbiamo affrontare questo problema per cercare non solo di dare alla nostra popolazione delle indicazioni su stile di vita coerente con la buona salute, ma anche presentare quelle che sono le eccellenze della Campania sulla chirurgia bariatrica, che oggi è la vera frontiera della terapia dell'obesità. Abbiamo dei centri di veramente valore assoluto, standard oltre che europei. Abbiamo il presidente della Federazione Mondiale dei chirurghi bariatrici, che è il professore Angrisani, lavorano tutti nella nostra regione ed insieme cerchiamo di portare un contributo affinché la nostra popolazione sia in un migliore stato di salute rispetto a com'era ieri.